Buongiorno a tutti e benvenuti su questa pagina. Io sono Diana di DNA Video Ricette per i gruppi sanguigni e ogni mercoledì pubblichiamo ricette nuovissime senza glutine e latte. L'ingrediente protagonista di oggi è la quinoa. Lo pseudo cereale senza glutine, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, è uno degli alimenti più versatili in assoluto in cucina. Proprio per questo, oggi vi propongo tre ricette pronte in circa 15 minuti da preparare con questo buonissimo alimento. E se volete saperne di più sulla quinoa, abbiamo un video più approfondito che potete trovare nella descrizione del video qui sotto. Allora direi che possiamo cominciare subito con la prima ricetta. Per la prima ricetta ho deciso di preparare un burger di quinoa e tacchino da accompagnare semplicemente con un'insalata, oppure potete preparare un buonissimo panino con una pagnotta di quinoa. Vi lascio la ricetta della pagnotta qui sotto in descrizione. Il peso totale della quinoa cruda che utilizzerò per tutte e tre le ricette è di 350 grammi. Quindi dopo averla sciacquata l'ho cotta in una casseruola insieme a circa 500 ml d'acqua. Una volta cotta, ho pesato la dose necessaria per ogni ricetta. Quindi per il burger ho pesato 170 g di quinoa cotta, che ho unito insieme a 250 g di macinato di tacchino, a mezza cipolla tagliata finemente, poi ho aggiunto del sale e del pepe. Ho mescolato il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, dopodiché ho creato i burger. Con queste dosi ne ho ottenuti 5. Li ho cotti in una padella leggermente oleata per un paio di minuti da entrambi i lati. Questi burger sono perfetti da consumare a pranzo con una semplice insalata, oppure potete creare dei panini golosissimi. Ovviamente se scegliete il panino ci impiegherete più di 15 minuti perché dovrete prepararvi il pane il giorno prima. Vi ricordo che la ricetta per le pagnotte potete trovarla in descrizione qui sotto il video. Io ho scelto di tostare le pagnotte per dare più sapore, quindi le ho tagliate a metà e le ho riposte nel tostapane per qualche minuto. Poi ho assemblato i panini, quindi li ho farciti con della maionese fatta in casa, una manciata di valeriana, i burger preparati precedentemente, degli anelli di cipolla e delle carote a julienne. Ed ecco pronto il nostro panino super goloso. Per la seconda ricetta ho deciso di utilizzare la quinoa cotta per realizzare delle piccole schiacciatine dolci con aggiunta di banana e gocce di cioccolato, perfette per una colazione o merenda dolce. In una ciotola ho aggiunto 270 g di quinoa cotta, 180 g di banane ben mature. Dopodiché ho schiacciato leggermente il tutto, poi ho aggiunto anche 40 g di farina di quinoa, un pizzico di sale per esaltare i sapori e 70 g di gocce di cioccolato fondente. Ho mescolato il tutto e ho creato le schiacciatine della dimensione di una noce. Le ho distribuite su una teglia ricoperta con carta da forno. Dopodiché le ho schiacciate e guarnite con una fettina di banana. Ho infornato a 200 gradi per 15-20 minuti, il tempo di cottura può variare. Se le preferisci più secche, cuocile 10 minuti in più. Una volta sfornate, dovrai farle raffreddare completamente prima di gustarle. Per la terza ricetta ho preparato una semplice insalatona di quinoa con tonno e ortaggi di stagione. Il procedimento è semplicissimo e veloce. In un'insalatiera ho aggiunto 460 g di quinoa cotta, 200 g di broccoli saltati in padella,
140 g di carote a julienne, 160 g di tonno al naturale e 70 g di olive verdi denocciolate. Ho condito con dell'olio di vinacciolo, ma va benissimo anche un altro tipo di olio, del succo di limone, del sale e infine una manciata di semi di zucca. Ho mescolato il tutto ed ecco pronta anche la nostra insalatona. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che queste ricette vi abbiano fatto venire almeno un po' di fame e che le proverete anche voi. E se non volete perdervi i prossimi video che pubblicheremo, sapete cosa dovete fare. Iscrivetevi al nostro canale cliccando sul pulsante qui sotto e fateci anche sapere cosa ne pensate della quinoa e soprattutto come la utilizzate in cucina. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo con una nuova ricetta.